riguardo le rinnovabili in Campania, a che punto siamo? La Campania sicuramente è un buon punto, nel senso che grazie alle grosse competenze e capacità tecnologiche che viene offerta dal nostro sistema innovativo, ci sono, diciamo, tecnologie oggi qui presenti che a supporto della mobilità, a supporto dell'ambiente, che quindi garantiscono, diciamo, che anche in Campania c'è una, diciamo, situazione molto avanzata su questi temi. Noi oggi presenteremo proprio questo contest insieme ai distretti tecnologici presenti in Campania, il cui obiettivo è di stimolare la nascita di 10 progetti di innovazione o 10 start-up proprio per le smart city. Sappiamo che le smart city sono, diciamo, funzioni all'interno delle città, appunto, per il cittadino, per migliorare la qualità della vita del cittadino, per la mobilità, per i servizi sociali, per tutto ciò che riguarda la sicurezza e i rifiuti. Quindi, diciamo, il nostro obiettivo è di contribuire con 10 nuove imprese a fare anche queste iniziative.